momento di Gesù è su di un monte, come questi attorno al lago di Lugano in Svizzera, ma in Galilea, là dove tutto aveva avuto inizio. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. I monti sono come indici puntati verso l'infinito. Sono il luogo dove la terra entra nel cielo. Il luogo delle sorgenti delle acque, la casa della luce, dove si posa il primo raggio di sole e dove indugia l'ultimo. Festa dell'ascensione, ma chi è colui che ascende al cielo? È il Dio che ha preso su di sé la croce per offrirmi, in ogni mio patire, scintille di risurrezione, per aprire crepe in ogni muro delle mie prigioni. Mio Dio esperto di evasioni. Gesù compie qui un atto di enorme fiducia nell'uomo. Il suo bilancio non è esaltante. 11 uomini impauriti e confusi e un gruppetto di donne fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per 3 anni e non hanno capito molto. Dubitano ancora, sottolinea il Vangelo, ma lo hanno molto amato e non lo dimenticheranno. È proprio a questi che dubitano ancora, a noi, alla nostra fragilità, Gesù affida il Vangelo e il mondo, ti spinge a pensare in grande, a guardare lontano. Il mondo è tuo, ha fiducia in me, più di quanta ne abbia io stesso. Sa che riuscirò ad essere lievito e forse perfino fuoco e a contagiare di nascite e di Vangelo chi mi è affidato. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù. Dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. Quel dunque di per sé è illogico, è qualcosa che fa saltare i nostri normali ragionamenti. Gesù non dice: io ora ho ogni potere e dunque faccio questo o quest'altro, ma dice: io ho ogni potere e dunque voi fate. Quel dunque è bellissimo. Per Gesù è ovvio che ogni sua cosa sia nostra, tutto, la sua vita, la sua morte, il suo ascendere in Dio, tutto è per noi. Mi dà le vertigini. Cosa ho fatto per meritarlo? Proprio nulla. Io sono al centro di un amore senza ragione. Non il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo, spiega Gesù. Ma quel dunque continua a intrigarmi, a girarmi per la testa. E se dicessi anch'io ogni tanto delle frasi illogiche, perché scritte secondo la sintassi stramba dell'amore. Se dicessi: questo mese ho guadagnato di più, dunque Mohammed potrà pagarsi l'affitto. Se dicessi: oggi ho del tempo libero, dunque mia moglie starà in poltrona a leggersi un libro. Paolo dice che i cristiani sono i cittadini del cielo. Dunque il cielo dove ascende Gesù è la nostra casa. Ma dove mai si trova? Ho capito. Si trova in quelle isole, in quelle oasi, dove la gente parla la lingua sgrammaticata dell'amore. Andate, fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Qual è lo scopo della missione affidata ai discepoli? Quello di arruolare dei devoti nelle loro fila? No, è un contagio, una epidemia d'amore da spargere sulla terra.
profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate ad amare e immergete le persone nella vita di Dio. E poi le ultime parole di Gesù da custodire come un tesoro: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E non gli basta dirlo una volta sola, c'è come un raddoppio di comunione, di calendario: con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Cosa succede con l'ascensione? Lo capiamo proprio da queste parole. Non è un salire in cielo come si sale su una scala, o un andare lontano come nelle nostre rappresentazioni spaziali. L'ascensione tiene insieme il cielo e la terra. In un modo meraviglioso e incomprensibile, l'infinitamente oltre di Dio viene ad abitare l'infinitamente piccolo dell'uomo. Gesù, oltre tutte le creature e dentro tutte le creature. Il verbo greco che esprime l'ascensione, anabaino, significa salire ma anche crescere, giungere a pienezza. Gesù, nella pienezza di Dio, non va lontano. Viene in noi e soffia la forza di Dio che dà vita alle nostre vite. Allora, alla domanda sul mistero che la Chiesa rappresenta, sul tesoro che custodisce, potremmo dare la risposta che dava Minucio Felice ai pagani nei primi secoli: ciò che c'è di grande in noi è la vita. Nel sollievo dei monti incisi d'aria, a forma il mio proposito d'alzarmi in questo corpo con le forze d'oro, salire oltre te stesso, sprigionarsi di brividi immortali dal tuo nido di flessibile pietra. È il tuo volere che vibrandosi si è fatto ali di musica. O luce nata e crocifissa, tu, risorgendo in me dal tuo sepolcro, sei lo sprizzar d'incendio, onde il mio spirito risollevato innalza a volo la sua corporea salma, e il sasso arcaico dei monti arcigni, ecco, risolti in luce. Cari amici, l'ultimo tweet di Gesù è per tutti noi: andate, profumate di cielo le vite che incontrate e insegnate ad amare. Vi salutiamo dal Parco di San Grato di Lugano in Svizzera con un grazie ad Alessandro, il giardiniere responsabile che ci ha accolti. A tutti voi una domenica di luce nel nome del Signore. Don Matteo, il nuovo parroco. L'abbiamo conosciuto così ed è diventato uno di noi. Matteo! Guido! A chi lo ha?